Buongiorno a tutti, sono per conto di Italian Friend, siamo a Bicelli e oggi è il 22 dicembre 2018. Siamo qui capitati così per caso, perché noi facciamo i nostri servizi sono per caso. Ci troviamo in una città che si chiama Bicelli, abbiamo detto, è tipicamente, diciamo, con lo stile sempre che vi ho fatto vedere, che di Trani. Questo è il centro più o meno storico di Bicelli e qui siamo alla Piazza del Pesce. Piazza del Pesce, come vedete, perché essendo rappresentanti, ambasciatori di saperi e sapori, dobbiamo anche vedere che cosa si prepara. Ecco qui le nostre specialità della Puglia, eccezionale. Abbiamo tutta una serie di specialità. Buongiorno! Non ancora. Ecco, qui si usa che il pesce non viene dato così com'è, ma viene pulito con sapienza dai nostri, diciamo, pescatori. Piazza del Pesce, diamo una visione, ecco qui tutte le famose canocchie o cicale. Come si chiamano queste? Quelle sono le pannocchie. O le canocchie. O le canocchie, ho detto la cicala. Tutta viva. Sono belle vive. Queste invece? Mazzancolle locali, vive a 15 euro. Ecco la prateria. La tipicità prateria di Bicelli. Ci fai un saluto a Italian Friend? Auguri, auguri sinceri. E qui stiamo tutti alla Piazza del Pesce di Bicelli. Abbiamo visto gli auguri dal nostro operatore. Ecco, questi sono i saperi e sapori della nostra terra, della nostra Puglia. È una cosa incredibile, perché non sempre guardiamo questi paesaggi. Questo è, diciamo, un castello. Ovviamente è in restauro, adesso vi faccio vedere qualche altra cosa, quello che posso farvi vedere, perché comunque è da venire. Io vi descrivo il tutto, quindi siamo, ripeto, Bicelli, a un centro storico incredibile, pietra, adesso questo è in restauro, ovviamente tutte le cose devono essere restaurate. Vi faccio vedere gli interni perché è aperto e quindi ovviamente c'è tantissimo da fare per le opere, però queste sono le stradine tipiche. E qui c'è una manifestazione stamattina e vediamo di cosa si tratta. Siamo pure fortunati perché abbiamo anche qualcosa da farvi vedere. Ecco, questo è il castello, molto bello. E la gatta di cui vi parlerò oggi è ancora più speciale, perché pensate che ha salvato da sola un intero bosco da una terribile guerra. La volete sapere la storia? Sì! E allora, signore e signori, stiamo per presentare la grande avventura di una gazza ladra. La gazza ladra è un uccellino bianco e nero che vive in un bosco meraviglioso. Ci sono alberi di tutti i tipi, alcuni alti, 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 le cui cime toccano il cielo. Meraviglioso, 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 uno spettacolo per bambini. Questo è il nostro, diciamo, castello. Questa è Bicelli. Vediamo un po' se riusciamo ad avere qualche informazione in più per conto di Italian Friend. Ecco, vi faccio vedere qualche notizia, il castello di Bicelli, qualche dettaglio in più. Ecco qui, vale la pena, eh? La Puglia è veramente bella, è veramente grande, e quando uno viene in Puglia si sente a casa.
ecco, tutto tufo, pietra, questa è la caratteristica di questi posti. Buona giornata a tutti, auguri di buon Natale, felice anno 2019. Da parte di Italian Friend, io sono Antonio, ambasciatore di Sapere e Sapori di Puglia.